Buongiorno, Roberta Barbero, sindaco del comune di Marene. Con questo video per darvi gli aggiornamenti della giornata, purtroppo questa mattina l'ASL ci ha informati di due nuovi casi risultati positivi al test del coronavirus. Inoltre vi devo informare che è deceduto il signor Violatto. In accordo con la famiglia non verranno suonate le campane e non verranno appesi i manifesti. Questo per far sì che la gente non debba uscire di casa per andare a leggere chi è deceduto, proprio nel rispetto di quanto previsto dal DCPM che ci invita a stare in casa e uscire solamente per le necessità primarie. I funerali verranno svolti in forma privata, soltanto pochissimi membri della famiglia potranno partecipare al funerale e il funerale verrà fatto direttamente al cimitero, nel senso che non ci sarà nessuna funzione in chiesa. Vi prego di non recarvi al cimitero, perché tanto non vi verrà, permesso l'ingresso, al cimitero. Cui rispettate il fatto di restare a casa e non recatevi al cimitero. La famiglia ci ha anche chiesto in questo momento, visto che è un momento particolare e difficile perché siamo in una situazione di emergenza, se è possibile di non ricevere messaggi o telefonate proprio per rispettare un attimo il loro lutto in questo momento così difficile. Loro capiscono che siamo tutti vicini a loro, ringraziano tutti quanti, ma hanno chiesto solamente di avere un attimino di privacy e di non essere così subillati da delle telefonate. Quindi io ringrazio tutti quelli che rispetteranno in questo momento il lutto della famiglia. Donaldo, in accordo con la famiglia, manderà un messaggio ai cittadini che cercheremo tutti assieme di far girare, dove ci inviterà in un momento di preghiera a ricordo del signor Violatto. Volevo anche informarvi che un'azienda del territorio, la Micro Plus Informatica, ha messo a disposizione dei computer per le famiglie che hanno necessità per far svolgere i compiti ai propri ragazzi che sono a casa da scuola. Pertanto, se ci sono delle famiglie che sono sprovviste e hanno bisogno di un computer, possono contattare il nostro consigliere Maria Antonietta Fiorito al numero 339 744 0726. Ripeto, 339 744 0726. Lei raccoglierà le adesioni e insieme alla Protezione Civile distribuiremo questi computer che sono ad uso gratuito fino alla fine dell'emergenza. Sempre con la Protezione Civile continuiamo a svolgere sul territorio il servizio di assistenza alle famiglie che ne hanno bisogno per la consegna di alimenti e medicinali. Pertanto potete continuare a mandare le vostre liste di necessità sia per la spesa che per i medicinali sul mio cellulare al numero 333 6682206. Per oggi non ho altre notizie da darvi, ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Grazie a tutti e ricordo a tutti di restare a casa.